e 21, lo ricordiamo ancora una volta. Partenza valida, velocissimo leader, ha già raggiunto Vaccari che ora si mette a correre con lui. Situazione di grande equilibrio, mentre anche Kogerajan in prima corsia. Vaccari sta lottando contro gente sicuramente più veloce di lui. Vediamo se riesce a mantenere una buona posizione. Leader, poi Raymond, poi David, Morris, e quindi bravissimo Vaccari, che addirittura si sta agganciando a Morris, poi da Vaccari. Vaccari che cerca di prendere la terza posizione. Bravissimo Vaccari. Vaccari in terza posizione, grande pressione del milanese. Marco Vaccari dietro leader e Raymond Pierre. Bravo Vaccari, attenzione che sta rientrando, è partito bravissimo Quadrella, ragazzo di Gloucester, nato a Gloucester in Inghilterra, grandissimo specialista, viene superato comunque in questo momento. Bravo Petrella, è stato grandissimo Petrella a non far passare questo giamaicano. Ha risposto in maniera brillantissima. Molto bravo. Petrella continua a tenere a largo il giamaicano al momento clou della gara, mentre viaggiano indisturbati ormai Karlovic e sovietico Colavasso e soprattutto il americano Jenkins, anche lui finalista dei 4. Una grande frazione di Petrella è stata Petrella fatta. Ha aumentato il suo vantaggio e per l'Italia c'è profumo di nuova medaglia nel finale. Migliore conclusione non poteva esserci. Cambio quasi simultaneo fra Germania e Stati Uniti, grande vantaggio anche dell'Italia nei confronti di Giamaica, Unione Sovietica e Australia. Bellissima comunque la gara, guardate come corrono lievi ancora in apnea. Ed ecco il sacco degli Stati Uniti con Balmont che non ha partecipato alla gara individuale. Petrella si volta indietro, Aymar ancora 40, 30 metri di vantaggio, forza Aymar, forza che sta tra bronzo all'Italia. Ed ecco c'è l'ultimo attacco da parte di Just che cerca, mentre vediamo stupendo Aymar che si riporta dopo presso i tedeschi, partenza per John Lebe, Lutin, mentre corrono tutti gli altri e medaglia di bronzo per l'Italia, medaglia d'oro, forse ancora qualche dubbio per Antonio Mackay. E attenzione contro il campione del mondo di Roma, John Lebe, America contro la Germania, 3:05:21 il tempo, attenzione se sollevo, terza posizione solidarissima per l'Italia, vediamo se l'attacco a Mackay, ecco qui, e sta facendo il momento, parte, attenzione, va a vincere la Germania conclude, va a vincere, ecco del mondo, 3:05:21 e per l'Italia un meraviglioso conto, con Vaccari, Petrella, Aymar e Muti, grandissima gara, grandissima conclusione.